inaugurale della scuola dei beni comuni, che come sapete caratterizzerà tutto il prossimo fine settimana, nonostante il tempo non sia dei migliori. Questa sera iniziamo con una tavola rotonda che vuole un po', diciamo, aprire la discussione che poi andremo ad approfondire nei prossimi giorni con i workshop e i laboratori, e vuole un po' andare a mettere sotto la lente di ingrandimento quale può essere il ruolo degli enti locali, ma anche delle società partecipate, ovvero di quelle realtà istituzionali che vivono sul territorio, quale può essere il loro ruolo rispetto al tema dei beni comuni. Prima di iniziare però questa chiacchierata, visto che questa è la serata in cui si apre la scuola dei beni comuni, do il microfono al sindaco di Sant'Orso, Pietro Manegozzi. Moglie mi ha detto lo sapevi, sì io sapevo che mi dava una parola, però ho avuto un bianco e insomma mezzogiorno su un panino, spero di essere a posto. No, parlare di beni comuni, abbiamo visto prima anche nell'incontro e nello spettacolo di Davide Peron e di Beppi De Marzi, no? Si diceva parlare di beni comuni vuol dire parlare di partecipazione, vuol dire parlare di coinvolgimento delle persone innanzitutto. E allora anche ascoltando un po' le riflessioni di Beppi De Marzi, osservavo una certa serietà nel parlare, parlare di beni comuni, di impegno, di partecipazione in maniera anche troppo seria, quasi come fosse un impegno troppo gravoso. In realtà io credo che quando parliamo di comunità, e per fortuna stiamo uscendo forse da un pensiero dominante che era quello dell'individualismo, del neoliberismo, e cominciamo a parlare anche che forse la soluzione dei nostri problemi collettivi passa proprio attraverso la comunità, vuol dire parlare di partecipazione, mi viene sempre in mente lo scritto di Gramsci in cui dice odio gli indifferenti, io sono partigiano nel senso che voglio essere di parte, perché chi è indifferente poi nel momento della difficoltà si schiera e fa il massimalista. Questo è il senso del discorso di Gramsci, e io credo che proprio con gioiosità dobbiamo cominciare a dire alla gente: certo, giocare una partita a calcio è più faticoso che guardare una partita alla televisione, molto più faticoso, ma è sicuramente più divertente. Leggere un libro o una rivista sui viaggi è sicuramente interessante, ma farlo il viaggio è molto più bello ed è molto più interessante. Vivere la comunità leggendo il bollettino del comune o ascoltando il telegiornale può essere interessante, ma non è altrettanto divertente come partecipare alle decisioni, come partecipare agli incontri. Vi garantisco, dopo 9 anni di sindaco, che è stato faticoso, tutto sommato sono contento di finire, ma è stato assolutamente interessante. Discutere di politica, partecipare al futuro del tuo paese, della tua comunità, lavorare con i colleghi per pensare a un futuro più grande, è assolutamente interessante. Ascoltare i problemi della gente, sentire che accanto a te ci sono delle persone che hanno bisogno, ti fa crescere enormemente come persona. Quindi dobbiamo riscoprire in maniera positiva l'impegno e la partecipazione, perché è una cosa bella ed è la base della gestione della res pubblica, della gestione delle nostre comunità, che passa attraverso la gestione certamente del comune, passa attraverso una gestione più partecipata delle società, in cui ovviamente i problemi sono anche diversi, no? Ma dobbiamo riscoprire questa gioiosità, questa volontà, questa bella cosa che è quello di decidere insieme. Credo che
questo percorso che faremo in questi giorni della scuola dei beni comuni deve avere anche questa caratteristica. Non siamo qua a fare i musoni, non siamo qua a fare gli intellettuali, siamo qua per cercare di capire come questa modalità di gestire le nostre comunità può essere potenziata. Complimenti a chi ha organizzato, bravissimi, e spero che tutto vada bene. Credo che il bianco non abbia superato le capacità del mio intelletto e mi fermo qua. Prima di iniziare la discussione vi presento le persone che stasera sono con noi. Parto dalla mia sinistra, Angelo Buzzo, presidente di Acque Vicentine, Fabrizio Panozzo, docente a Venezia, all'Università, Paolo Manza, assessore alla partecipazione qui di Sant'Orso, Gianluca Fioretti, sindaco di Mozzano e presidente dell'Associazione Comune Virtuosi, Gianfranco Tarabini, portavoce della rete di comitati sotto la neve del pane, e Walter Bonan, assessore ai beni comuni al comune di Feltre. Stasera, diciamo, vorremmo provare a discutere questo tema di come le istituzioni che agiscono sul territorio possono, come dire, introdurre pratiche che hanno a che fare col tema dei beni comuni. È un nodo questo che abbiamo discusso in tutto il percorso che ci ha portato verso la scuola dei beni comuni e che è durato i 4 mesi appena conclusi. In questo percorso, tra le persone che hanno partecipato, c'è anche Fabrizio Panozzo, che in qualità appunto di docente, assieme ad altri docenti, ci ha dato una mano a individuare, come dire, alcuni nessi, alcuni temi importanti da approfondire. E una delle questioni che Fabrizio ci ha fin da subito posto, e che stasera io gli ripongo, è quella di dire: bene, noi possiamo parlare di beni comuni, possiamo dire che l'acqua è un bene comune, che il territorio è un bene comune, possiamo essere d'accordo, però poi spesso quando si va ad agire sul concreto, a cercare le soluzioni per mettere in pratica questi pensieri, vi sono tutta una serie di ostacoli che possono in qualche maniera pregiudicare il percorso. Probabilmente questa serata ha senso che inizi provando a ragionare intorno a questo tema, al tema delle difficoltà che può trovare un percorso sui beni comuni. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito a contribuire a questa riflessione qua che secondo me è assolutamente necessaria e, come dicevo prima il sindaco, divertente ed interessante andare oltre la superficie dell'attrazione che possono esercitare alcune parole, come in questo caso la parola beni comuni. È quello che io ho suggerito quando sono stato coinvolto in questo percorso. Cioè provare ad affrontare fin da subito, una cosa che dico fin da subito, che così è chiaro qual è per me il problema, e lo dico come problema, non lo dico come accusa, ed è la moda, cioè il parlare di qualcosa che è di moda. Richiamare un concetto che negli ultimi anni, per una serie di motivi economici, sociali, politici, passa di bocca in bocca, viene usato molto facilmente, viene ripetuto e, come tutte le cose che vengono ripetute, alla fine si perde, si rischia di perdere la connessione tra ciò che significa quella parola e il percorso, il senso, le problematiche, la complessità, le contraddizioni, i conflitti che ci stanno dentro. La parola bene comune, secondo me, ma anche la parola partecipazione, anche la parola neoliberismo, se vogliamo, tutte quelle che mobilitiamo, o una più orrenda, tipo finanziarizzazione, rischiano nel dibattito di, diciamolo molto francamente, di una parte politica del centro-sinistra in questo paese, ma in generale dei movimenti progressisti in giro per il mondo e per l'Europa, di consumarsi e di perdere anche la loro potenza originaria, per, secondo me. Ma questa è una cosa che propongo alla discussione stasera, continuo a proporla, come diceva, si diceva prima, è la domanda che io ho posto, che mi si sta rimbalzando contro, quindi io no,
non pretendo di avere una risposta, ma continuo a farmi questa domanda perché secondo me il problema continua a rimanere. E cioè, se dovessi formulare questo problema, quali sono le problematiche, le difficoltà che noi incontriamo tra l'affermazione di principi molto alti e molto condivisibili, che quando li diciamo non possono che metterci tutti d'accordo, e la loro trasformazione in prassi politica, cioè in prassi politica e gestionale. Prima il sindaco parlava anche della dimensione gestionale, cioè il fare concreto, il fare amministrativo concreto che riguarda le decisioni che si prendono dentro ad un comune, inteso come appunto la struttura amministrativa, dentro ad una azienda di gestione dei servizi pubblici, dentro a quelle che chiamiamo le istituzioni. In questo transito, secondo me, c'è un'area grigia non banale che rischiamo spesso di dimenticarci di andare a vedere, sulla quale non puntiamo più i riflettori. Perché? Perché i riflettori li puntiamo sulle cose più, come dire, quelle che ci entusiasmano di più, le cose che attirano di più, le cose che mobilitano di più, e sono da un lato la partecipazione originaria, cioè il fatto che c'è qualcosa che ci tiene assieme. Per esempio, la partecipazione ai movimenti, la partecipazione ai comitati, quella spinta originaria che ci fa dire no a questo, sì a quell'altro, che ci fa aggregare attorno a qualcosa che anche emotivamente, affettivamente, ci fa sentire tutti da una stessa parte e contro un generico cattivo che sta dall'altra parte, l'autostrada, la discarica. Scusate se dico brutalmente queste cose, ma tanto per semplificare il dibattito. Non sono un anti-NIMBY per scelta originaria, mi interessa però la densità di movimenti contro qualcosa in questa regione. Noi siamo la parte d'Europa in assoluto che ha più movimenti contro qualcosa, contro tipicamente un'infrastruttura che è pubblica. Quindi mi chiedo, quella nozione di pubblico, quel bene pubblico e collettivo che vogliamo costruire, che relazione ha con quell'altra nozione di bene pubblico che vogliamo difendere? Cioè il bene pubblico che vogliamo mantenere o salvaguardare o garantire, il servizio pubblico che vogliamo salvaguardare e garantire con una discarica oppure con qualcosa di più raffinato per gestire i rifiuti, oppure con una arteria che ci permette di muoverci più velocemente, la mobilità ad esempio, trasportarci più velocemente da un posto all'altro, è un bene comune? E che peso ha rispetto al bene comune natura che dobbiamo deturpare per spostarsi più velocemente da un posto all'altro? Quindi questo è un pezzo della mia riflessione, cioè l'idea che noi molto spesso ci organizziamo chiamando difesa del bene comune qualcosa che è contro qualcos'altro che è comune, cioè l'infrastruttura collettiva. E questa secondo me è una contraddizione che non è sufficientemente indagata. La maggior parte dei comitati che difendono il bene comune attaccano infrastrutture collettive, cioè prodotte da un processo decisionale collettivo e comune, per il quale noi abbiamo votato, abbiamo eletto delle persone che hanno deciso di continuare quell'autostrada. Cioè da una parte li abbiamo eletti, dall'altra parte poi facciamo i comitati perché non ci piace più la decisione che hanno preso coloro che abbiamo eletto. Quindi evidentemente c'è qualcosa lì dentro che non funziona. Non sto dicendo che mi va bene una o l'altra soluzione, sto dicendo che però c'è un problema, c'è un problema che si manifesta particolarmente, qui ci vorrebbe un interessante studio di anche comparativo su scala europea, particolarmente, o italiana, particolarmente da noi in Veneto. Tanti comitati per il bene comune contro il bene comune, quando il bene comune è fatto di una roba fisica che non ci piace. Quindi, come facciamo a far transitare questo impeto, questo afflatto, questa emozione originaria dentro ai processi decisionali concreti? Come facciamo a superare questo paradosso? Qualcuno potrebbe anche rispondere: è un paradosso che va bene così. Va benissimo che da un lato noi eleggiamo un'amministrazione a cui va bene di fare un certo intervento sul territorio e poi 30 giorni dopo organizziamo un comitato per dire che non ci va più bene. È il fatto, è il destino della democrazia contemporanea, questo spezzettamento costante. Oppure si potrebbe dire, io sto più con questa seconda opinione, no, quello lì è un problema. Il fatto che non riusciamo più a far funzionare le istituzioni democratiche, e cioè a far transitare il nostro spirito, la nostra volontà di partecipazione,
la nostra emotività, il nostro attaccamento anche affettivo per le cose, non riusciamo più a farle diventare politica, decisione collettiva, legittimata dalla quella bella cosa che è la democrazia. Secondo me è un problema. Il problema, secondo me, è che a volte il discorso sul bene comune tende a mettere in crisi, senza rifletterci abbastanza, il meccanismo democratico, il meccanismo della rappresentanza democratica, che ci porta ad eleggere rappresentanti che prendono decisioni per nostro conto. E ci fa rincorrere piuttosto l'idea che, visto che non ci fidiamo di questi che abbiamo eletto, allora facciamo qualcos'altro. Semplifico sul comitato, e poi il comitato prende varie forme, ma facciamo qualcos'altro. Il qualcos'altro è legittimissimo, lo diceva già Gramsci, riprendendo la citazione del sindaco originariamente, cioè l'invenzione della società civile, cioè la dimensione analitica. Non è che prima di Gramsci non ci fosse, ma l'idea che Gramsci, una delle tante belle idee che Gramsci ci ha dato, è l'identificazione che oltre allo Stato esiste anche quella roba che si chiama società civile. Ma quella roba che si chiama società civile è qualcosa che deve entrare, come dire, in collaborazione con quelle cose che chiamiamo Stato, che deve sì, in una dimensione dialettica, parlarci con lo Stato, ma alla fine, hegelianamente, sintetizzarsi dentro allo Stato. E a me sembra che questo non stia succedendo, che godiamo di più collettivamente del conflitto che generiamo che non dell'esito potenzialmente positivo che potremmo ottenere. Cioè ci piace di più la dimensione agonistica, proprio quasi fine a se stessa. Il mio suggerimento forse è che dovremmo mettere un po' più di impegno a superarla, questa passione per l'agonismo, e mettere un po' più invece di attenzione al processo di trasmissione della passione, dell'emotività, dell'adesione ad un ideale nelle istituzioni. Come fare? Magari poi riprendiamo il sostegno. Secondo me ci sono due binari su cui bisogna lavorare parallelamente e su cui ancora una volta stiamo collettivamente lavorando poco. Uno è il binario delle forme della politica. Come si organizzano i partiti? Qui entro molto in dettagli che sono noiosi, e infatti non ne parliamo perché sono noiosi, ma sono fondamentali, perché il diavolo sta lì nei dettagli, come si dicono. Le forme partito. Le forme partito sono evidentemente in crisi, tanto che continuiamo a inventarci delle forme diverse, tanto che la parola partito fa schifo, tanto che uno rigorosamente, quando si mette a fare politica di questi tempi, gli dice: io faccio politica ma non sono un partito. Noi invece nella Costituzione abbiamo quell'articolo 41 di cui si è parlato, quell'articolo di cui non so qual è, quello della finocchia, insomma, che vuole come dire, implementare per la prima volta in Italia, cioè ragionare sulla forma democratica della forma partita. Il modo in cui noi organizziamo la rappresentanza, il modo in cui noi canalizziamo le passioni, gli interessi e li portiamo dentro alle istituzioni è qualcosa di importante, al di là della contingenza molto goffa con cui la rappresentante del PD lo sta presentando adesso. Quella è un'istanza fondamentale. Come sono organizzati i partiti? La Costituzione del 48 se ne preoccupava. Perché? Perché venivamo da un partito organizzato in forma autoritaria. Ci vanno bene quelle forme partito? Ci vanno bene quelle forme di partecipazione fondate sulla tecnologia, sul leader? Quelle che ironizzano sulla presenza delle sezioni o dell'apparato, come se le sezioni e l'apparato fossero una brutta cosa? No, a me quella piccola burocrazia di partito, quelle sezioni, quella diffusione sul territorio della forma partito, a me sinceramente piaceva quando potevo accedere, perché quella forma, salve le sue degenerazioni storiche che ha avuto in questo paese, ma le ha avute, diciamo, più a certi livelli che non forse a livello territoriale, garantiva una trasmissione delle passioni, faceva diventare le passioni interessi, mediava in questo rapporto tra la passione e l'interesse. Perché funzionava? Ma funzionava perché era organizzata, perché proprio era pensata, era disegnata. Qualcuno se ne preoccupava perché c'erano i segretari organizzativi, come adesso ha solo la CGIL, non so neanche se la CISL lì ancora, ma i segretari organizzativi, cioè quelli che politicamente avevano un ruolo organizzativo. Quindi c'è, secondo me, da riflettere per parlare di beni comuni, di come le forme partito
portano la questione del bene comune dentro la politica. Altrimenti, se non lo facciamo, le forme partito vanno per conto loro e la questione del bene comune rimbalza dopo, a posteriori, come etichetta, come logo da usare per vincere una campagna elettorale. Proprio come etichetta da appiccicare sopra al partito, come ha fatto il partito. Cioè ti viene a chiamare Italia bene comune dopo, ma dov'è la riflessione politica che ti ha portato a fare quel passaggio? Allora è solo l'adesivo che ti sei messo dopo. Mi piace sparare contro il partito. È più facile. L'altra cosa è ancora più tecnica, e ha a che fare con le burocrazie pubbliche. Altra cosa che tendiamo, che nascondiamo e ne vogliamo non vedere. L'attività amministrativa, lo sa bene il sindaco, tutti i sindaci, negli ultimi tempi è diventata sempre più complessa, sempre più tecnica, sempre più professionale. Ormai non basta più la buona volontà per andare lì a fare il sindaco, si basta forse per essere eletti, ma poi il livello di competenza che ti viene chiesto, anche in un comune di medie dimensioni, è altissimo. Anche lì troviamo un ostacolo fondamentale. I nostri bei ragionamenti, le nostre belle passioni, come fanno poi a diventare scelta amministrativa? Come si relazionano con il vincolo burocratico, amministrativo e economico? Io credo che dobbiamo fare di anticipare questa riflessione piuttosto che farla diventare agonismo e antagonismo. Cioè fare in modo che nella formazione, questo è in piccolo il lavoro che faccio io insegnando governo locale, fare in modo che nella formazione di quelli che andranno a diventare amministratori in senso tecnico, non solo politico, ci sia dentro una forma di consapevolezza del loro essere rappresentanti del bene comune e non solo difensori del formalismo burocratico. Anche in questo noi negli ultimi anni abbiamo perso tempo. Non ci siamo preoccupati di tirare su una classe di amministratori, di dirigenti pubblici che avesse una nozione del bene comune dentro la sua formazione. Stiamo continuando a formare e ad assumere, i comuni continuano ad assumere dei piccoli burocrati. Il modello burocratico continua a dominare, quindi vecchia logorio della forma partito, alla quale non ci preoccupiamo più, logorio della forma amministrativa burocratica, della quale non ci preoccupiamo più, secondo me, che però continuano a rimanere, cioè non ce ne preoccupiamo più, ma non è che perché non le vediamo spariscono. Cioè la vecchia forma partito sgretolata continua ad esserci, continua ad essere sostituita da qualcosa che non funziona o funziona male. La burocrazia continua ad esserci. Contro questi muri di gomma continuiamo a far, come dire, ondeggiare l'onda del movimentismo, dell'organizzazione dal basso che secondo me è destinata costantemente a riprodurre questa dimensione agonistica, ludica forse, di gioco, di spinta o controspinta contro un nemico che è lì, che si potrebbe aggredire da dentro, ma che in un certo senso ci si rifiuta di aggredire da dentro perché forse, provocazioncina, va bene che resti così perché è facile da attaccare. Gianfranco Tarabini, tu fai parte di una rete di comitati che è nata da alcuni mesi, diciamo prima sotto la neve del pane. Penso che Fabrizio Panozzo abbia accennato ad almeno un paio di cose su cui tu potresti avere qualcosa da dire. Insomma, uno è sicuramente questo tema, e diceva il nostro territorio è quello con la più alta diffusione di comitati, no? Che spesso si oppongono a qualcosa, ma comunque comitati che segnalano da una parte un problema, dall'altra probabilmente segnalano anche che esiste un'ampia fetta di cittadinanza che ha voglia, magari su un tema specifico, però ha voglia di partecipare. E l'altra cosa che diceva è sì, nascono questi comitati e probabilmente una delle ragioni per cui nascono questi comitati è che perché nello spazio istituzionale, che pure si contribuisce ad eleggere, poi no, le decisioni non prendono una forma che possa essere sentita propria da molti o alcuni cittadini. Tu come vedi questo nodo? Si sente? Sì. Allora, sono rimasto abbastanza colpito di alcune cose che ha detto. No, non mi ricordo il nome, scusa. Comunque, Panozzo, sì. Ecco,
chiaramente adesso io comincio con l'agonismo e poi ti faccio vedere come dall'agonismo si può fare un passo ulteriore. Allora, i comitati nascono in genere di fronte a fronte di un problema specifico. Un problema specifico si viene a determinare sul territorio, la cava, l'autostrada, il campo da golf con la speculazione edilizia, eccetera, che sono situazioni che sono evidentemente negativi, non c'è percezione che mi possa dire che una colata di cemento possa essere considerata un bene comune, anche se è avallata da chi è stato eletto, dalla maggioranza dei cittadini. Poi bisognerebbe anche vedere come vengono dati i voti, in base a che cosa, eccetera, perché ci vuole una riflessione. Comunque, i comitati nascono sì intorno a problemi singoli, ma nascono perché evidentemente ci sono delle risposte che non vengono date, ci sono degli spazi che non esistono. Quando un comitato nasce, va a creare, occupa, crea e occupa uno spazio. Il fatto stesso che un comitato nasca è una richiesta di interlocuzione con qualcuno, perché il comitato si pone davanti a un problema e si pone con un no, ma certo che si pone con un no, ci mancherebbe. Il no è indispensabile, perché il no, nel momento in cui viene detto, crea un perimetro, crea una dimensione e diciamo identifica il problema, ma lo identifica con chiarezza. E una volta che è identificato, anche i componenti del comitato si trovano coesi con un obiettivo, che è perlomeno intanto impedire, fermare, eccetera. Detto questo, e quindi poi tra l'altro ha anche senso che no venga detto, perché io personalmente non sopporto quelli che si mettono nell'ottica di non dire no, perché se dici no, ecco, se sei quello che dice sempre no. Cioè, vabbè, che ragionamento è? Il no si dice perché da lì si parte. Una volta che questo si è chiarito, nel tempo le cose evolvono. Allora si fanno delle esperienze, si creano delle competenze, perché i comitati competenze se le fanno, ci vuole del tempo, eccetera, e poi cercano un interlocutore con cui agire, con cui interloquire sul problema specifico, ma non solo. Per esempio, il fatto che noi abbiamo creato una rete di comitati con argomenti diversi, l'abbiamo fatto proprio con questo scopo, perché l'agonismo va bene anche l'antagonismo in certe situazioni, perché la decisione ci vuole, ma è evidente che non è che ci immaginiamo che per il fatto di piazzarci davanti a un problema dicendo no, il problema si risolve. Quando ti crei la competenza, ti crei anche l'alternativa. Il problema poi è questa alternativa di andarla a tradurre in pratica. Il ragionamento che facevi sulla forma partito o sul... certo, allora io faccio anche un'attività amministrativa e devo dire che è veramente noiosa, non c'è cuore dentro. Si tratta di burocrazia nella maggior parte. I consigli comunali non sono dei posti dove si discute di politica, sono dei posti dove si ratificano delle decisioni che la giunta prende, quelle che può prendere, perché anche la giunta comunale, cioè l'ente locale, a sua volta viene esautorato pian pianino da un potere che è, nel nostro caso, Venezia, che poi a sua volta viene esautorata da un potere che sta a Roma. Quindi le possibilità di intervento locale sono molto ridotte. Ecco perché penso che sia positivo che i cittadini si attivino a creare degli spazi alternativi, degli spazi dove c'è discussione. Guardate che dentro i comitati si pratica democrazia. Ci sono dei comitati che nascono, la prima cosa che fanno è di eleggere il
presidente, vicepresidente, però ci sono, alcuni sono così, cioè riproducono, diciamo, in piccolo una forma conosciuta. Ci sono comitati invece dove le cose sono piatte, non c'è presidente, non c'è tesoriere, c'è uno che gestisce i soldi che si raccolgono, che servono sempre, ma servono per stampare i volantini, per fare l'attività. Però lavorando insieme si mettono a disposizione, si innesca un meccanismo, un circolo virtuoso veramente potente, perché si fa democrazia. E l'unione e l'interazione con altri comitati genera ulteriore democrazia, ci si scambiano idee, ci si scambia conoscenza, anche conoscenza. Allora, è chiaro che un comitato che ha 5 anni ha più esperienza rispetto a un comitato che nasce, che deve passare a sua volta delle vicissitudini che possono essere tentativi di cannibalizzazione da parte dei partiti, oppure fanno una battaglia su cui poi arriva il partito a mettere il cappello. E non sto dicendo uno o l'altro partito, perché voglio dire, l'abbiamo visto succedere molte volte, però sono rischi, poi si impara anche a difendersi da questi rischi. Ecco, quindi vedo assolutamente positiva questa richiesta di partecipazione, perché questa è una richiesta di partecipazione, di apertura di uno spazio che non c'è. E secondo me una cosa che sarebbe importante è cercare, io non, tra l'altro nemmeno io ho una risposta su come si può arrivarci, eccetera, però mi pare che i comitati dovrebbero essere coinvolti, dovrebbero essere considerati. C'è stata una sentenza del TAR di circa un anno fa che dà diritto ai comitati di ricorrere al TAR autonomamente, cose che prima non potevano fare, quindi ci sono dei passaggi che come dire, che sono stati fatti, che ti danno un attimo di potere in più, e ma non potere, cioè di capacità di incidere, diciamolo con un termine più adeguato. Però non è sufficiente. Io penso che, per esempio, nei comuni dove è possibile, è più facile perché sono più piccoli, è possibile creare dei tavoli anche sui singoli argomenti, perché non è che uno. Lo dicevamo l'altra sera che eravamo alla casa del custode, uno non può sapere tutto, neanche il sindaco, l'amministratore non può sapere tutto, si deve fidare a un certo punto dei collaboratori, eccetera. Sulle questioni specifiche penso i comitati abbiano la possibilità e dovrebbero poter dire la loro ed essere ascoltati, e questo è il modo in cui si scioglie questo nodo e si passa dall'agonismo alla collaborazione e all'interlocuzione. Ecco, su questo tema penso che ritorneremo nel corso della serata, ma prima con Angelo Guzzo vorremmo aprire un altro versante, che è quello delle società partecipate. Questo è un tema che è emerso in questi mesi nel percorso che abbiamo fatto di costruzione della scuola dei beni comuni, nel senso che a un certo punto alcuni hanno detto: ma noi parliamo di beni comuni, che sono spesso risorse, eccetera, che nei nostri territori poi sono gestiti da delle società che hanno in house o non, ma comunque gestiti da delle società, e queste società funzionano con dei consigli di amministrazione e di fatto gestiscono risorse che sono importantissime per la vita quotidiana di tutti, con, diciamo, qualche difficoltà ad aprire degli spazi partecipativi e qualche difficoltà per i cittadini ad avere davvero cognizione di come quelle risorse vengono usate. E quindi, come dire, è diventato naturale porsi questa domanda, cioè non sono solo gli enti locali, le istituzioni, gli spazi nella quale iniziare a ragionare di beni comuni, non soltanto come risorse, ma anche come pratiche, quindi cosa significa fare un percorso che sappia, per esempio, coinvolgere i cittadini. Lo sono probabilmente anche le società partecipate in quanto attori importantissimi del territorio. Dal tuo punto di vista, questo spazio c'è? Si sta creando? Non si sta creando? Ringrazio la domanda, ringrazio chi ha organizzato la serata. Ma credo
credo che parto da un esempio. In questi giorni stiamo affrontando un problema rilevante all'interno della nostra società, un'importante novità che la nuova tariffa stabilita dall'autorità dell'energia e del gas, che è la nuova autorità che si occupa anche dell'acqua, della tariffa dell'acqua. E naturalmente anzitutto si riflette, ci si confronta all'interno del Consiglio di Amministrazione, che rappresenta i 31 soci, i 31 comuni, ci si confronta con chi più da vicino si interessa di questo argomento. Qui abbiamo Marco Fascina, abbiamo Filippo Canova, che sono in qualche misura i rappresentanti dei comitati referendari sul tema dell'acqua. Però ieri in assemblea con tutti i sindaci abbiamo costruito un percorso per andare a parlare di tariffa, e il percorso passa sicuramente attraverso tutte le associazioni che rappresentano i consumatori, chi si occupa da vicino del tema referendario, ma anche i rappresentanti delle ACLI, della CGL, della CISP, e tutte le associazioni rappresentative all'interno della Camera di Commercio per i consumatori. Ma non possiamo non confrontarci con quelli che sono gli stakeholders tradizionali, le categorie produttive, il mondo del sindacato, i rappresentanti dei lavoratori. E il terzo livello con cui abbiamo deciso di affrontare l'argomento sono quattro assemblee di tutti i consigli comunali divisi per area. Noi abbiamo in qualche misura il nord, il sud e l'ovest, poi c'è il capoluogo che da solo fa il 40% della società, e crediamo che quel livello sia un livello estremamente rappresentativo del territorio e dei cittadini. L'ho fatto, visto che la domanda era precisa, Marco, partendo dall'esempio che proprio capiterà nei prossimi giorni. L'argomento è delicatissimo, parliamo di tariffa, con tutto ciò che riguarda in questo momento, sia in termini di capacità di fare investimenti, ma anche e soprattutto in termini di prelievo dai tasche dei cittadini e soprattutto di alcune fasce sociali che fanno fatica a affrontare anche spese non particolarmente onerose, ma è comunque di un bene comune che deve essere a disposizione di tutti.